Ragazzi e ragazze, oggi facciamo una mille foglie, non so come si chiama, con la pasta sfoglia già pronta, con la crema di ricotta, dei pezzi di cioccolato e le fragole. Però io farò tipo un inserto, col pezzo che va di sopra, a cuore. Insomma, non so cosa verrà fuori, proviamo. Una mille foglie light, senza lattosio. La sfoglia la mettiamo sulla placca da forno, con la sua carta forno. La dividiamo a metà, almeno così. Ok. Poi io prendo una formina, io ce l'ho a forma di cuore, potete prendere la forma che più vi piace, e facciamo un'incisione qua, non proprio in mezzo, un po' così, tra l'inizio e la fine, qui in alto, così. Così, allora rimettiamo qua. Così. Ecco che devo fare qua il cuore. E lo riappoggio, è solo così, per in cottura, per farlo cuocere, perché non ho lo spazio. La bucherello un po' per non farla crescere troppo, perché la sfoglia. Mettiamo lo zucchero. E mettiamo in forno a 200 gradi per un 20 minuti. Vediamo quando è bella colorata. Intanto che la sfoglia cuoce, prepariamo la farcia. Prendiamo un 4 ricottine senza lattosio e le versiamo nella ciotola. Un 2 cucchiai di zucchero. Di rum facoltativo, se avete i bambini non mettetelo, un pezzetto di cioccolato fondente a pezzettini, lo versiamo dentro . Mescoliamo. Solo le punte, così, a questa altezza qua, e le metto da parte, dopo vi faccio vedere cosa faccio. Il resto della fragola, togliamo sempre il pezzettino in fondo e le facciamo pezzetti, così, le punte tagliate a pezzettino proprio sopra e il resto a pezzetti. Allora, quello a pezzetti le condiamo con un pochino di zucchero e un goccino di limone. Un goccino di limone, proprio appena appena, così, e un cucchiaio scarso di zucchero. E voilà! Alla fine ho fatto un quarto d'ora, perché sennò si stava colorando troppo. Una volta raffreddata la sfoglia, mettiamo il pezzo sotto, il pezzo sotto. E poi guardate che bello questo qui col cuore. E poi è venuto anche l'altro cuore, batticuore. Allora ragazzi, vediamo di comporre. Allora, le fragole le ho messe in un colino di modo che lasciano giù il suo liquido, perché lo zucchero e il limone, se no sono troppo bagnate. Allora, riprendiamo la crema di ricotta. Se voi avete la sacca a posto e volete fare tutti quei ciuffi che si vedono su YouTube, io ho visto anche la Benedetta Rossi, che è bravissima, però io dentro i pezzi di cioccolato non so se mi escono bene, che mi sparano fuori, io la metto così, a mano.
Poi mettiamo sopra le nostre fragole. Ricopriamo ancora con un po' di crema. Devo alzare un pochettino per il cuore, eh? E dopo faccio un pasticcino con quel cuore lì. Mettiamo sopra il nostro pezzo, aspetta, mettiamola di qua che c'è più bianco, così. E sopra le nostre punte, che avevamo tutto da parte, le mettiamo tutte a formare il cuore. Devo capire bene com'è, un momento. Io direi di mettere quelle più grosse. Vediamo se bastano per formare la forma del cuore. Cuore batticuore. Sì. E poi un trucchetto che mi ha insegnato mia sorella per lucidarle. Prendiamo una marmellatina, adesso io ho questa qua di mirtilli, andava meglio di fragola. Facciamo sciogliere un pochettino, anche con un goccino d'acqua, ma questa è già, guarda, diventa già bella liquida, per insaporire un po' queste fragoline che sono al naturale. E le spennelliamo. Per farle un po' belle lucide e insaporirle un po'. Guardate che meraviglia golosa! Mille foglie a cuore con le fragole, con ricotte, fragole e pezzi di cioccolato. Madonna, sembra una tomba messa lì così. Mentre il cuore che abbiamo tagliato, facciamo un pasticcino. Pasticcino. E la nostra mille foglie con fragole, ricotta e pezzi di cioccolato. Guarda che spettacolo! Allora, non so dove tagliarla, cominciamo a tagliarne un pezzettino perché non voglio rovinarla, eh. Sentite il taglio. Mamma mia. Spettacolo. Con le fragole e il cioccolato. Siccome c'è il cameraman uno di là che rompe le balle, adesso gli porto il pezzo, eh. Mi chiedono sempre, ma la Gaetta dov'è? Che vogliono ancora che fai video spese, video haul, ti vogliono vedere o fare le pulizie, qualcosa. Dai, potrò tornare. Non si Ragazzi, sono sa. impegnata. E lo dico sempre, deve Sono molto lavorare, c'è da impegnata. lavorare. Com'è, cameraman 1? Buona. Benissimo. Adesso allora l'assaggio. Dai. Assaggio io allora. Devo essere un pezzettino così. Come faccio? Questa è mia. Dai, senti, dimmi com'è, senti com'è, Ricetta. Buono. Buona, La sfoglia. eh? È buonissima. La sfoglia, pensa, per farla così friabile, l'ho bucherellata tutta. Buona. È buona? Sa di fragola, mirtillo, Sì. E ricotta. pezzi di cioccolato. Magari non l'hai preso Non l'ho presa. dentro, non l'hai Buona. preso. Adesso assaggio È io, molto eh. fresca, estiva. È molto, eh sì, Estiva. è per l'estate, infatti. Guarda, si spacca tutto. Buona. No, ragazzi. È tipo una No, che mille buona! foglie. Esatto, volevo dirlo io. Buonissima! Mille foglie. Va bene. Buonissima! Super, però io vado a mangiare lo yogurt. Va bene, allora, la signorina vuole stare light. Per la prima volta prova costume. Vai fuori dalle balle che devo salutare. Ciao ragazzi. Benissimo. Ho tutti i capelli Ma dentro. metto anche i capelli nelle Sono fragole? lavati. Non ho messo i capelli nelle fragole. Ragazzi, ragazzi, è buonissima. Veramente. Fatela perché è facile, semplice, fresca e va bene per tutti, anche per i bambini. Non mettete il rum per i bambini, eh.